Beh, direi che è un'assistenza che va sempre più, sì, verso la domiciliarità, verso gli stili di vita indipendenti, verso un approccio al paziente che sia tutelante per la sua qualità della vita, senza per questo evidentemente inficiare il livello di cura a cui deve essere sottoposto. Credo che sia anche un'attenzione al territorio largo e diffuso della nostra città metropolitana, con una serie di insediamenti, quello di oggi che inauguriamo, quello di Quarto che abbiamo inaugurato alcune settimane or sono, sono il segnale tangibile di una diffusione nella città che sempre di più aumenterà anche grazie agli investimenti che stiamo facendo, al PNRR, una visione di sanità sul territorio che deve certamente rafforzarsi, e questo ce lo dice anche il Covid che stiamo ancora affrontando quotidianamente, sia pure fortunatamente a un livello assai minore di pericolosità. Allora, l'apertura di questa CAUP, che è un progetto di vita indipendente dei pazienti con disabilità mentale, chiaramente di un livello di gravità medio-basso, rappresenta un ulteriore aumento della integrazione ospedale-territorio che c'è in atto in questo momento in Gastre. Abbiamo aperto un'analoga struttura a Quarto circa alcuni mesi fa. Queste strutture che cosa rappresentano? Rappresentano la possibilità da parte di un paziente affetto da disturbi mentali di poter avere una vita indipendente, quindi avere una camera, una casa, un fornello dove poter cuocere i propri alimenti, una televisione da guardare, poter aprire la porta, uscire contestualmente e entrare all'interno di un programma di tipo diagnostico-terapeutico, non all'interno di una struttura residenziale chiusa, ma all'interno invece di una struttura in cui lui vive una vita indipendente, che poi è il progetto che sta alla base del PNRR, cioè portare a casa dei pazienti la possibilità di curarsi. La Valpolcevera in questo momento sta avendo una grandissima potenzialità, perché qui vicino noi apriremo, qui siamo nella zona dell'ospedale Celesia, siamo vicino anche al quartiere del CEP, apriremo un ospedale di comunità, apriremo una casa della comunità, abbiamo fatto partire il laboratorio analisi, che è un laboratorio di analisi modernissimo e oggi è il primo laboratorio da un punto di vista proprio strutturale di modernità della città di Genova. Quindi c'è un grosso investimento sulla Valpolcevera, qui abbiamo sei posti letto inteso come persone presenti che frequentano questa comunità di maschile e 5 posti letto femminile. Tra l'altro c'è anche un impegno molto importante dal punto di vista proprio occupazionale, quindi sia e della salute oltre che psichica anche fisica. Quindi c'è un grosso investimento in questo settore, nell'ambito della salute mentale, ma c'è un grosso investimento sulla Valpolcevera. Non dimentichiamo che anche sempre in Valpolcevera il progetto della Casa della Comunità nella zona di Borsaneto, l'ex Trucco, che nel 2023 verrà aperta alla cittadinanza. Quindi diciamo che c'è una grande attività su una valle che insieme alla Valle Scrivia hanno molto patito sia il Covid e ancora prima il crollo del Ponte Morandi. Queste strutture si chiamano con un acronimo CAUP, cioè sono dei contesti abitativi protetti. Si rivolgono a persone con malattia mentale anche grave, parliamo di psicosi, parliamo di disturbi affettivi, di gravi disturbi di personalità, ma in una fase di stabilizzazione. Quindi qui vengono inserite o persone che arrivano da comunità a più alta intensità assistenziale, oppure che stanno vivendo una situazione problematica sul territorio. Lo scopo fondamentale è uno, quello di recuperare e potenziare soprattutto le loro competenze personali e sociali. Quindi lo scopo finale è il reinserimento sociale, la reinclusione sociale di queste persone. Perfetto, ci sono già dei pazienti che hanno, diciamo, diritto tra virgolette di entrare come primi ospiti? Certo, ma come dipartimento, non soltanto come struttura complessa, stiamo valutando tutta una serie di persone che hanno le caratteristiche effettivamente per entrare qui. Non esistono fasce di età privilegiate o particolari, si cercherà comunque di creare dei gruppi omogenei, perché qui porteranno avanti
una convivenza di una normale vita quotidiana, quindi è importante che abbiano anche delle caratteristiche che permettano una coabitazione tranquilla. Ci sarà anche del personale sanitario, certo, all'interno della struttura? Certo, come criteri di accreditamento è prevista un'equipe multiprofessionale, quindi parliamo di terapisti della riabilitazione psichiatrica o educatori, parliamo di infermieri, psicologi e medici, che però intervengono su fasce orarie, quindi non sono costantemente qui, proprio perché, ripeto, si tratta di attuare un training che permetta alla persona di ritornare a una vita pressoché normale, non più... Volutamente abbiamo dato il nome di Zenith e Nadir a queste due CAUP. Zenith e Nadir sono i due poli opposti dell'orizzonte, quindi l'auspicio è che le persone che in qualche modo saranno ospitate, che li transiteranno, per loro si possa dispiegare nuovamente l'orizzonte esistenziale, che fino a quel momento invece è coartato e limitato dalla malattia mentale stessa. Qui abbiamo due CAUP in realtà, una maschile e una femminile, sovrapposte. Abbiamo 5 posti letto per uomini, sotto abbiamo 6 posti letto per donne. Questo è il secondo passo, perché a circa 4 mesi fa abbiamo già inaugurato una nuova CAUP all'ex ospedale di Quarto. Adesso inauguriamo questa, quindi, e abbiamo altre progettualità per aprire la vita, fra virgolette, in comunità a chi ha un disagio psichico, e quindi in queste strutture trova la risposta per reinserirsi nell'ambiente. Quindi questi sono i numeri, ci risentiremo verosimilmente entro fine anno per le altre strutture che andremo a inaugurare, con novità, perché riguarderanno anche l'area della neuropsichiatria. In che zone saranno? Sempre in Val Pulcevera. Noi siamo affezionati a questa valle, è una valle che presenta anche dei disagi, e conseguentemente, come diceva prima il direttore generale, stiamo investendo in questa zona, anche in altre zone, intendiamoci, ma qui abbiamo delle strutture storiche e conseguentemente la nostra intenzione è renderle attuali rispetto ai nostri tempi.